Bene ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Siamo finalmente alla prima gara qui al Mugello per il campionato Seathlon TCR organizzato da Sim Drivers ed è tutto pronto, lo aspettavamo da tantissimo tempo. Semaforo spento, scatenati l'inferno, sono partiti. In testa c'è Michele seguito da Giuseppe Martino che si è dimostrato molto molto rapido in questo weekend di gara. Ed è qui la situazione critica, la standonata, la fine di questo rettifilo. Sono tutti come dei lupi agguerriti. Attenzione all'interno. Martino riesce a prendere la prima posizione. Primo incidente di gara. La direzione di gara già del lavoro dovrà sicuramente vedere cosa è successo mentre sfilano tutti qui. Attenzione qui alla Luco. Sfila Palmieri, anche lui toccato. Incidente di gara, il secondo in neanche due curve. E Palmieri riparte, attenzione, vediamo in fondo, delle macchine che volano, incredibile ragazzi, catastrofica partenza qui al Mugello in questa prima gara. E bisognerà ben analizzare tutto quello che è successo, perché è veramente un peccato in meno di tre curve avere tutti questi incidenti e sicuramente creerà frustrazione nei confronti dei piloti che hanno subito il danno. Intanto torniamo lì davanti, agguerritissimi, c'è Giuseppe Martino che sa che deve guadagnare il massimo possibile su Michele che è fortissimo, mentre Stefano Pelosi cerca di fare a pugni con Mucchio 84 per mantenere la terza posizione, seguito da Giuseppe Cionti, anche lui molto veloce, quindi Fabris 78. Con alle calcagne Cavagnino, quindi Michele Liguori, man mano Daniele, quindi Nixos, il nostro amico Kimi, Mattias Raikkonen, Fabio Napolitano, Andrea Balocchi, Salvo De Stradis, Marco Enoch, Maurizio Palmieri, Saro Tuning, Giuseppe Novel, Fabrizio Ninci e Max Zerpin. Fine del primo giro e già ci sono le posizioni abbastanza definite, mentre ci sono comunque possibilità di attacco all'esterno. Qui Michele su Giuseppe, ma riesce Giuseppe a mantenere la traiettoria ideale e quindi a tenere dietro Michele, il più veloce in pista. Quindi attenzione alla Luco, dove si può comunque andare a cercare di infastidire l'avversario, ma Giuseppe mantiene la prima posizione senza nessun tipo di problema, mentre Perosi cerca di avvicinarsi e a lottare con Mucchio. Siamo però su Cavagnino, che è inseguito da Michele Liguori. Attenzione qui alla Materassi, si mangiano un po' i cordoli per cercare di guadagnare il massimo possibile e di fare meno distanza possibile per cercare di andare a guadagnare decimi, centesimi, molto importanti per mantenere la posizione. Qui tutti concitati, eccitati al massimo perché sono i primi giri ed è qui che si fanno le posizioni, perché con queste macchine poi andare a cercare il tempo è molto complicato, le macchine sono cariche, penso che la strategia di gara sarà quasi per tutti una sola sosta e bisogna fare attenzione comunque al consumo gomme. Campionato molto molto interessante, fortemente voluto dalla comunità del canale di simdrivers.eu, e Fabris ha accolto questa richiesta e con tanto onore e piacere finalmente sono riuscito ragazzi a presentarvelo. Si vedranno poi a fine gara sicuramente i commenti, speriamo positivi, anzi ve lo anticipo subito, sono stati positivissimi e quindi torniamo in gara in diretta qui. Su Fabrizio, uno dei protagonisti, purtroppo in negativo per lui perché ha subito un mega incidente proprio all'uscita da Borgo San Lorenzo e quindi costretto ad inseguire insieme a Zerbin e Massimo Palmieri, che lo supera in questo momento, probabilmente Enoch, anzi, che ha dovuto appunto cedere la posizione oppure qualche problema. Intanto torniamo lì davanti. Martino ancora alle prese con il velocissimo Michele, sempre all'esterno, vediamo se riesce questa volta a prenderlo. Bloccaggio ruote posteriori per Michele, ma sempre all'interno Martino riesce a spingerlo all'esterno ed evitare l'incrocio qui alla Luco, quindi Borgo San Lorenzo, vediamo se mantiene all'interno ancora, molto molto veloce Michele, molto attaccato, e Pelosi riesce a riguadagnare qualcosa. Attenzione, sbavatura di Michele, ma riesce comunque a mantenere la posizione molto molto vicino. Qui siamo alla Materassi. Taglia moltissimo Martino per cercare di guadagnare il massimo possibile. C'è un gruppetto ben definito lì davanti, tre, Giuseppe, Michele, Stefano. Agguerritissimi in questi primi tre giri. Vai, taglia, taglia, taglia il prosciutto che si può mangiare, Peppe. Vai alla grande, quindi arrabbiata 1, quindi 2 subito in successione. Qui non si può fare granché, però attenzione, l'uscita è lì che si può andare a provare a fare un sorpasso, e Michele è molto molto vicino a Pelosi anche, attenzione, mentre Mucchio e Giuseppe e Fabris sono un po' defilati, attenzione, Michele molto vicino, un bacino, vai avanti Peppe, devi accelerare, questo è il messaggio che ti dà
Michele, mentre Stefano cerca di approfittarne. Attenzione, Giuseppe deve stringere all'interno qui per non farsi prendere la traiettoria, mentre Michele è molto attaccato al cordolo. Vediamo se l'interpretazione delle curve è molto molto differente. E quindi vediamo se Michele riesce comunque a studiare bene l'avversario. Qui le biondetti usciti molto molto veloci, infatti Stefano è rimasto un pelino in ritardo rispetto ai due davanti che sono agguerritissimi. Attenzione all'attacco di Michele, ci prova, vediamo se riesce a mantenere la prima posizione. Sì, riesce a prendere la prima posizione. Peppe è un po' defilato largo, sportellata, questo non si fa. E infatti mi sa che Michele ha dovuto alzare il piede, sono appaiati. Intanto il bug del computer, qui il replay che va a scatti, ma non ce ne frega niente. Andiamo avanti, vediamo qui alla fine del rettifilo, è qui che si fanno le azioni più belle. Peppe è un pelino in ritardo, però allunga la staccata, riesce a mantenere l'interno e Michele all'esterno. Vediamo se riesce a incrociare. Giuseppe comunque si prende la traiettoria favorevole e mantiene ancora una volta un altro giro. La posizione davanti qui è un po' più complicato mantenere la posizione, mentre la regia si defila su altri piloti. Qui siamo su Giuseppe, quindi su Mucchio, che se la deve vedere con Fabris. Attenzione, Fabris molto vicino qui alla Materassi. Vediamo se fa un'azione almeno di disturbo. E Mucchio si difende molto bene, taglia all'interno anche Fabris, segue il gruppetto. Ancora Fabris molto molto vicino, ma anche Mucchio è molto vicino a Cionti, che se la deve vedere con Mucchio. Fabris taglione, non si fa, attenzione, avvertimento per il Fabris, mentre Mucchio deve guardarsi dal Fabris. Attenzione, si fa vedere l'intero arrabbiato 1, improponibile questo sorpasso, ma Fabris deve alleggerire sull'acceleratore, mentre il nostro Mucchio cerca di superare lì davanti. Vediamo se porta l'azione su Cionti. No, il Fabris si fa vedere. Bella, interessante questa fase di gara. Anche se ci sono stati gli autoscontri e macchine che volano, otto volanti, ragazzi, è tutto gratuito. Offre steamdrivers.eu qui al Mugello. Mucchio all'interno si fa vedere, ma il Fabris è più vicino. Attenzione, vediamo se porterà l'azione. Forse in fondo al rettifilo dei box prima della San Donato, qui alle biondetti molto vicino. Vediamo se cerca di sfruttare la scia per andare ad attaccare lì in fondo al curvone prima del rettifilo. Non mi ricordo mai come si chiama, ma non importa. La regia fa quel che gli pare. Sì, si ripropone la stessa azione in uscita di questo curvone. Questa volta però Michele si sta un po' più interno. Vediamo se riuscirà a proporre l'attacco. Martino soffre con le unghie e i denti, cerca di andare a guadagnare trazione e velocità, mentre Michele all'esterno, attenzione, vediamo se farà un'azione un po' diversa. Anticipa la frenata, sta più largo, cerca di incrociare all'interno e ci siamo persi ancora l'azione per questo regista che sono io, testa di cavolo. Non importa, Mucchio all'interno, il Fabris all'esterno, grande azione. Vediamo se riesce a mantenere la posizione. Mucchio cerca di rispondere per incrociare, ma deve accodarsi. Il Fabris guadagna la posizione e sulla Lugo riesce ad imporre la sua posizione, quindi prende appunto una posizione, ragazzi. Mi ripeto, ma sapete, nella concitazione del commento è comunque difficile trovare i termini. Sono a corto di saliva, salivazione zero, ma non importa. Qui in questa gara avvincente del questo campionato Seat Leon. Intanto la regia ci ripropone il replay. Guardate come Michele riesce a prendersi la posizione. Perentorio l'ingresso di Michele su Martino, che deve alzare il piede. Quindi Michele si prende la prima posizione e Giuseppe deve accodarsi, mentre il Pelosi cerca ancora di inseguire i due lì davanti. Mentre siamo adesso su Salvo Dextratis, che esce fuori sull'arrabbiata 1 e 2, mentre Liguori, se non sbaglio, sì. Peccato, peccato, non si fanno queste cose. Salvo, bisogna alzare il piede assolutamente, cedere la posizione. Questi sono esempi da non prendere. Fustigata, fine gara per te. Mentre la regia è come se fosse il muro della vergogna per te, quindi ti inquadra. Dai, non prenderla a male, la prossima volta ti fermi e gli offri un caffè al nostro mitico, mitico, mi pare che sia Michele Liguori. Intanto torniamo con la regia su Gigi Cortese, che ha avuto problemi di connessione all'inizio, se non sbaglio, non vorrei dire cavolate. E torniamo sul rettifilo dei box, siamo con Andrea Balocchi su Nixos 123. Il nostro Vincenzo mi invita a guardare, ad iscrivervi al suo canale, fa dei video bellissimi. Attenzione, scia Andrea Balocchi, vediamo se andrà a sferrare il suo attacco, ma con esperienza Nixos. Sta all'interno qui alla San Donato per avere non il diritto di traiettoria, il favore di traiettoria. Andrea Balocchi però è largo, vediamo se riesce a stringere Nixos all'interno. Vediamo, sono appaiati qui alla Luco. Andrea, il favore di traiettoria, sta a largo Nixos per poi stringere sulla Borgo San Lorenzo.
bravo, bravo Nyxos che mantiene la posizione, bravissimi tutti e due senza toccarsi, ma molto intelligente Nyxos ad andare a prendere la giusta traiettoria anticipando di due curve, quindi Balocchi deve accodarsi, ma bravissimi tutti e due, emozioni qui in pista al Mugello, alla prima di questo campionato Seathlon TCR, bellissima azione di Nyxos e di Andrea, complimenti. E c'ho la pelle d'oca, ragazzi, per questa azione, sembrava quasi che si dovessero toccare. E Nyxos intanto riesce comunque a guadagnare un pelino rispetto ad Andrea. Attenzione, azione di Liguori su Mucchio, ah, perde l'anteriore, peccato, l'azione era bellissima, a volte succede quando si bloccano le ruote e quindi Mucchio può stare tranquillissimo mentre c'è Cavagnino che insegue dietro, e quindi carrellata di piloti da parte della regia, è giusto dare un pelino di attenzione anche agli altri pur facendo gara solitaria, ragazzi, perché come dicevo, se si ha troppo distacco è complicato andare a cercare decimi di secondo per andare a recuperare chi sta davanti. E quindi carrellata per vedere un po' tutti, mi pare che siamo su Marco 40, un mio amico francese in wildcard insieme a Kimi, Mattias Raikkonen, quindi Enoch purtroppo coinvolto anche lui nell'incidente e nelle retrofile, e quindi purtroppo deve fare gara in solitaria cercando di recuperare il recuperabile. Intanto qui doppia sfida, stessa skin con Kimi, Mattias e Max Zerbin. Attenzione, vediamo l'attacco forse di Zerbin su Kimi all'interno qui, molto largo, Kimi deve cedere la posizione praticamente forzatamente e Zerbin si guadagna la posizione, ma attenzione, non è finita perché si accoda Kimi, vediamo se riesce a sfruttare la scia, appaiati anche loro. Zerbin stringe sulla destra, Kimi deve mettersi al limite della pista, vediamo se riesce a rispondere Zerbin, forza Max, si mette dietro, cerca l'interno, tutte e due, furbato, si gira Zerbin, peccato, 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 perché l'azione era bella, anche lui bloccaggio delle ruote, anche Kimi subisce sicuramente la botta da Zerbin, e quindi torniamo su Maurizio Palmieri e quindi Fabrizio Ninci, che ringraziamo tantissimo per averci fornito il replay integrale, perché ci mancavano i primi due giri, se no questo commento non sarebbe stato possibile. Mentre torniamo su Saro Tuning, anche lui in gara in solitaria, forse problemini anche lui ad inizio gara, quindi su Fabio Napolitano, lui purtroppo ha subito il primissimo incidente insieme a Pelox se non sbaglio 73, e torniamo ancora su Andrea Balocchi che riesce a recuperare qualcosina su Nyxos, che è molto vicino a sua volta a il buon Mammano, e quindi fanno un terzetto qui, siamo praticamente a metà gara, praticamente sì, direi, e seguiamo questa azione di questi tre, perché man mano è un pelino in difficoltà e Nyxos lo sente e Andrea cerca di approfittarne, mentre la regia si sposta su Mucchio e Samuele Cavagnino, forse azione interessante qui alla fine di questo rettifilo, vediamo se Cavagnino riesce a prendere il nostro Samuele, ah no, addirittura Mucchio si ferma, scelta un po' discutibile. E torniamo però su Balocchi e Nyxos, perché Balocchi è ancora appaiato qui, vediamo se alla fine di questo rettifilo finalmente riuscirà forse a sferrare l'attacco e a fare la stessa cosa che ha fatto il nostro Poleman nei confronti di Giuseppe. Ma intanto vediamo, Andrea stringe bene, vediamo se Nyxos lo fa incrociare, no, lo mantiene lì e alla Lugo sta all'interno e con grande esperienza Nyxos riesce a mantenere la posizione, attenzione, molta esperienza, eppure Balocchi non è un novizio, è uno che sta di corse, ne sa tantissimo, e però ragazzi, Nyxos è forte, non è che, quindi non cede la posizione. E intanto Balocchi perde qualcosina, si è avvicinato tantissimo Nyxos al nostro man mano Daniele, attenzione, man mano un po' in difficoltà, defilato un po' Andrea, Nyxos forse potrà sferrare l'attacco, chissà, forse alla fine dell'arrabbiata 1 e 2. Nyxos lo seguiamo da vicino, speriamo che la regia rimanga su, e no, infatti ha cambiato, penso che un replay sarà riproposto, qui Fabris non ci interessa, in solitaria, lì davanti a Cionti, quindi Samuele, e quindi su, sempre carrellata di piloti ragazzi, come dicevo, per dare spazio un po' anche a quelli che vanno in solitaria, speriamo che la regia ci possa riproporre la sfida con Nyxos e Mammano.
mentre siamo su Giuseppe Novello, no, su Mucchio dietro. Giuseppe qui è, mi pare, Liguori. Insomma, un'azione che non ci interessa tanto perché le fasi concitate sono lì davanti. Intanto Mucchio, azione, supera. Se non sbaglio, Kimi Raikkonen o Max Zerbin, in base alle skin che cerco di riconoscere. Intanto vediamo Liguori, Liguori, attenzione l'attacco su Kimi Raikkonen, se non sbaglio, perché il P-Tracker non funziona qui alle Biondetti. Attenzione l'attacco, no, non va, non va ragazzi, perché è uscito male, ma non importa. Anzi, è Giuseppe Novello su Kimi Raikkonen. Fasi un po' concitate anche della regia, perché è difficile trovare tutte le azioni, ragazzi, ma so che posso contare sulla vostra comprensione. L'importante è che alla fine si capisca quello che è successo. Intanto mi pare che sia Marco 40 che si sia che abbia pittato. Incidente ai box lì all'inizio, non si è capito bene. Intanto torniamo su Palmieri, quindi Fabrizio Ninci, il nostro Ninci, che purtroppo è stato veramente coinvolto in un bruttissimo incidente. Credo che sia la sua di auto che si è involata nei cieli del Mugello nella praticamente terza curva della gara, purtroppo per lui. E torniamo quindi su Michele Liguori e su Andrea Balocchi, e quindi su Manmano che si è fatto superare da Nixos, e che spero che la regia ci possa riproporre il replay. Peccato, perché comunque Nixos, eccolo qua il replay, ragazzi, incredibile, basta chiedere che ce vo'. Largo Manmano qui su questo bellissimo curvone, il correntaio, se non sbaglio, Nixos all'interno. Vado al rallentatore con il replay in pratica, che riesce a guadagnare la posizione, quindi alle Biondetti a passare davanti. Quindi grande azione di Vincenzo, bravissimo, sta facendo un garone. Mentre Balocchi è un po' defilato dietro e man mano un po' in difficoltà, purtroppo. Quindi terzetto qui Mucchio, Liguori e non riesco a capire chi è, mi pare che sia Cortese, esatto. Attenzione Cortese all'interno su Liguori, si toccano, sportellate. Attenzione ragazzi, bisogna sempre guardare chi sia accanto. Ragazzi, no, questa cosa qua non si può assolutamente vedere. Ora non so se Giuseppe Novello o Liguori sono azioni bruttissime, ragazzi, sono antisportive. Il minimo è fermarsi e far passare gli altri, ma non siamo qui per dare lezioni di morale a nessuno, però sono azioni che non vogliamo vedere. Torniamo in gara, Salvo De Stratis su Staro Tuning, sono molto vicini entrambi. Attenzione, Salvo sente l'occasione che sta per arrivare. Attenzione, Saro ha fatto un errore. Vediamo, salva all'interno. Staccatone grande, pulitissimo. E riesce a guadagnare la posizione. Bellissima l'azione di Salvo De Stratis. De Stratis. Mentre Saro forse un po' in difficoltà, soprattutto avendo toccato il cordolo, la macchina si è scomposta. Torniamo su Manmano. Mentre mi pare che sia Balocchi dietro che deve inseguire. Vediamo qui alle Biondetti se riesce a superarlo, mentre c'è Liguori che è molto molto vicino ad Andrea Balocchi, mentre Nixo scappa via lì, lo vediamo. Vediamo Balocchi se prova all'interno, no, nulla, ma non riesce a difendersi molto bene. E siamo praticamente a più della metà di questi 15 giri. Purtroppo non ho sotto mano tutti i dati telemetrici perché il replay di Assetto Corsa fa cagare, lo sapete ragazzi, ma non importa. Attenzione, lungo le il rettifilo qui Andrea Balocchi, vediamo se prova l'attacco su Manmano. Manmano si mette all'interno, bravissimo, e cerca Balocchi di allargarsi, mentre Liguori cerca di approfittare all'interno, e Balocchi deve accodarsi ancora, forse l'incrocio, vediamo, eccolo qui all'esterno, ma avrà il favore di traiettoria Manmano. Bravissimo Andrea a difendere la posizione su Liguori. Eh sì, errorino, si deve allargare, vediamo se Balocchi riesce a passare. Doppio sorpasso, ragazzi, alla Materassi, mai visto. Manmano si fa infilare da due così per un errore. Peccato, perché aveva fatto una bella azione di difesa in quel momento lì, ma Andrea Balocchi e Liguori sono riusciti ad approfittare, ma non è finita qui in basso sulla Savelli. Balocchi deve allungare, Manmano è comunque vicino, ma Liguori
riesce a difendersi. Attenzione, arrabbiata 1 e 2, qui non si supera ed è molto difficile. Però bellissima azione, ragazzi, doppio sorpasso, incredibile. Sono azioni che molto rare da vedere, soprattutto in questo tipo di campionato, mentre Andrea si deve assolutamente difendere da Liguori, che vede una possibilità probabilmente di allungare, mentre man mano cerca di inseguire con le unghie e i denti. Poverino, ha subito comunque parecchi sorpassi. Balocchi stringe all'interno e cambiamo e andiamo su Samuele Cavagnino, che è in solitaria. Anche lui, se non sbaglio, è stato forse vittima di qualche incidente, non lo so. Intanto Andrea Balocchi riesce a sentire già l'odore degli scarichi, è un po' lontano, ma chissà se riesce a prendere il ritmo, mentre Nixos è scappato via. C'è stata una bella lotta tra i due, ricordiamo all'inizio gara, come Martino e il mitico Michele. Attenzione interessante qui di Cuori, andiamo su Andrea Balocchi, vediamo l'azione, andrà a superarlo dove? A destra e a sinistra, interno e esterno. Balocchi si deve difendere, va a cercare con grande astuzia l'interno curva, mentre Liguori cerchiamo di... bellissima azione, ragazzi. Largo, allunga, incrocio di Balocchi. Bellissima questa azione, sono appaiati. Attenzione, qui alla Luco, vediamo chi è che ha ragione. Largo Balocchi, vediamo se fa la stessa azione di Nixos. Incredibile, la ripete, ancora escono appaiati, ragazzi. Grande azione, vediamo qui alla Materassi chi è che avrà ragione. Mi pare che Liguori... Bellissima questa azione che parte dalla San Donato e si termina alla Materassi con il nostro Mammano, che è attaccato a Balocchi, che aveva fatto una splendida azione di difesa e attacco, bravissimo. E siamo sulla Savelli e sono ancora attaccatissimi dietro. Mamma mia, ragazzi, bellissima azione, non c'è. Fantastici tutti e tre, perché anche man mano dietro è comunque riuscito ad accodarsi. Ah, purtroppo un errore da parte sua all'arrabbiata 2. Vediamo se Andrea riesce a recuperare su Liguori. Ah, comunque man mano non ha perso tantissimo. Vediamo, Balocchi si fa vedere all'interno, ma è troppo lontano. Ah, sono ancora emozionato per l'azione che ho visto, perché è stata molto bella. Intanto Nixos, no, è Nixos, no, Nixos è davanti normalmente. Mi sono perso qualcosa. Nixos, sì, è Nixos, ci siamo persi qualcosa, ragazzi. Pensavo fosse Palmieri, invece è Nixos che va all'attacco di man mano. Ci siamo persi un'azione mentre stavamo guardando questa bellissima azione di Liguori su Balocchi e della sua risposta. Nixos prova l'attacco all'esterno, si trova nella stessa situazione in cui si trova Andrea Balocchi, però sta all'esterno. Vediamo se riesce a stringere man mano. Man mano all'interno, vediamo se prova l'incrocio per poi andare sulla Luco, ma è più veloce Nixos all'interno, incredibile, riesce a stringere, man mano deve accodarsi e Nixos rincorre il Balocchi perché sa che può andare a prendergli la posizione, mentre Liguori allunga un pochettino, forse Andrea è un pelino in difficoltà, forse le gomme hanno un po' di stress in questo momento, perché comunque ha fatto delle azioni bellissime, una delle gare di Andrea Balocchi più belle ed esaltanti che io abbia mai visto. Bravo il mitico Andrea Balocchi, il parmense, con questa speciale Seat Leon. Lui ha la stessa in verità. Siamo però su Fabrizio Ninci, scusatemi, seguito da Maurizio Palmieri, che qui infatti quello lì era Nixos. Sicuramente ci siamo persi un'azione in cui è stato superato. Ma non importa, intanto torniamo. Nixos ha superato nuovamente Balocchi, incredibile, e Balocchi deve accodarsi. Ci siamo persi un mondo in meno di un giro. La regia fa cagare, ragazzi, mi dovete scusare, ma non importa. E quindi Balocchi deve inseguire, mentre Nixos, secondo me c'è stato un mega errore di Balocchi all'ultima curva, perché avevo sentito parlare in post gara. E quindi Nixos ne ha approfittato. Vediamo se man mano riesce a recuperare, ma credo che le gomme siano veramente in fin di vita per tutti. E Nixos quindi cerca di inseguire lì davanti Liguori, che ha a sua volta raggiunto un pilotino, ma non riusciamo a vedere. Quindi l'immagine è su Nixos, perché veramente questi due errorino. Sbavatura anche di Balocchi. Attenzione se man mano si avvicina, magari gli va a testare di recuperarlo. Attenzione, Nixos, doppiaggio su Palmieri, se non sbaglio. E si mette una macchina in mezzo a lui, ad Andrea, quindi scampa il pericolo per questi ultimissimi giri che rimangono. Attenzione, Palmieri, un altro errore. Balocchi deve approfittare per cercare di andare a recuperare il massimo su Nixos, mentre
Balocchi all'esterno, vediamo se riesce a stringere. Palmieri è un osso duro, ci mancherebbe dopo tutta la frustrazione, dopo il primo incidente, ci mancherebbe, non si vuole lasciar passare qui alle Biondetti. Forza Andrea, devi andare a superarlo se vuoi recuperare un minimo su Mixos, mentre Liguori ha scavato un buco. Bloccaggio di Andrea, sta a largo qui all'ultimo curvone. Attenzione, manca poco, probabilmente se non è l'ultimo, il penultimo giro. Abbaglianti per Balocchi all'esterno sulla destra, qui rettifilo dei box. E anche Nixos fa i faretti. E Andrea riesce a passare in velocità di forza e mantiene all'interno, cerca di resistere al contrattacco di Palmieri e cerca di incrociare Palmieri. Vediamo all'interno alla San Donato. Vediamo, e Balocchi comunque Andrea riesce a mantenere il favore della traiettoria qui per entrare sulla Lupo e uscire meglio sulla Borgo San Lorenzo, in cui ne abbiamo viste veramente di bellissime, ragazzi, in questo campionato. Errore di Palmiere, attenzione, man mano ne approfitta e passa, incredibile, peccato per... No, era Samuele Cavagnino, e man mano riesce a passare. Io con i nomi, ragazzi, mi sono un po' impantanato, ma so che mi capite, tanto le immagini parlano da sole. E quindi Salvo De Stradis alle prese con Mucchio, perché riconosco la skin. Vediamo, Mucchio, Stefano Pelosi o Salvatore De Stradis. L'arda sentenza la vedremo a fine gara, non importa, mentre l'attacco all'interno, toccatina, no? Un po' di presunzione forse da parte di Mucchio qui, ma riesce a mantenere la posizione, l'auto rossa, diciamo. Mentre ancora una toccatina, queste cose non si fanno, ragazzi, non si fanno, le sportellate non si fanno, soprattutto quando c'è spazio. Attenzione alla Biondetti, uno dei due deve alzare il piede e lo fa Mucchio, se non sbaglio. Non riesco a vedere i nomi, non importa, ormai siamo praticamente a fine gara, credo l'ultimo giro qui. Ninci contro Gigi Cortese all'interno. Gigi prova a prendergli la posizione, Ninci deve cedere, ma danno nella macchina, questo ne sono convinto dopo il mega volo che ha fatto in scia. E la regia ci propone Michele 16-118, uno dei più veloci. Alla fine siamo all'ultimo giro, onore ai vincitori, onore a tutti. Purtroppo ci sono stati degli episodi molto molto discutibili, ma quello che è rimasto di questa serata, ragazzi, per quanto mi riguarda e quanto riguarda la maggior parte di voi dopo i commenti post gara, è il divertimento. Ma Michele è stato il più veloce in pista, quello che ha resistito di più, ha avuto un ritmo di gara pazzesco. Onore anche a Giuseppe Cionti, che ha mantenuto una distanza di sicurezza. Fabris, Max Zerbin, Gigi Cortese, Nixos, Andrea Balocchi, Fabio Napolitano, Salvo De Stratis, Saro Tuning, Giuseppe Novello, Michele Liguori, man mano Daniele, Samuele Cavagnino, Stefano Pelosi, Mucchio 84, Fabrizio Ninci, Marco Kim Raikkonen, e anche nomi di assenti come Tony Guarino, Nemo, Ivan Gritello, il nostro carissimo amico, e tantissimi altri. Noi e io personalmente vi ringrazio per questa mega gara che comunque ci ha fatto vibrare e sognare. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento ad Imola, questo venerdì prossimo, e in attesa che la classifica finale si faccia vedere, vediamo sfilare appunto tutti i pilotini che veramente ci hanno fatto sognare con delle azioni veramente fantastiche. Al di là degli incidenti, come dicevo, ragazzi, è stato davvero spettacolare vedere delle azioni, soprattutto alla Lugo, quella benedetta curva in uscita alla Borgo San Lorenzo, dove soprattutto Andrea e Nixos ci hanno fatto vibrare il cuore, e anche il nostro Giuseppe insieme al vincitore Michele. Quindi questa è la classifica generale: Michele, Giuseppe, Cionti, Fabris, Michele Liguori, Nixos, Mano Daniele, Samuele Cavagnino, Andrea Balocchi, Fabio Napolitano, Pelosi, e quindi poi è scomparso, ma non importa, questo è il bello della diretta e questa è la classifica attuale che vede in testa Michele, quindi Giuseppe Martino, Giuseppe Cionti, ed è troppo veloce. Ci sono i link nel forum. Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per avermi seguito. Ci vediamo al prossimo video. Da Fabrizio è tutto. Ciao!